Torniamo, diciamo, per la quarta volta a indicare un sito e noi per la quarta volta continuiamo, insomma, a chiedere le stesse cose, ossia che si faccia uno screening complessivo del territorio del comune di Roma, individuando i vari siti possibili, che a seguire, diciamo, a secondo i criteri di legge evidentemente, che a seguire si spieghi, diciamo, ai cittadini quali sarebbero quindi i siti possibili, per fare che cosa, con quali quantitativi di rifiuti, gestita da chi, insomma, una serie di domande che oggi ancora non hanno alcuna risposta, piuttosto che, insomma, continuare a prendere la mappa, a girare con questo dito, puntare una volta Ariano, una volta Corcolle, una volta Malagrotta, questa volta Falcognana, diciamo che sta comunque in un'area abbastanza Quali delicata. sono appunto le peculiarità di quest'area? L'area è praticamente a fianco al Parco dell'Appia Antica, anzi in un'area per la quale si prevede anche l'ampliamento del parco nel piano d'assetto già approvato all'ente ormai molti anni fa. È vero che c'è già una discarica e quindi, diciamo, questo a norma di legge è un criterio preferenziale, quindi non andare a intaccare un altro un territorio diverso, diciamo così. È vero che siamo anche di fianco al Santuario del Divino Amore, che, insomma, per quanto sicuramente è una cosa da tenere in considerazione, e dall'altro lato della strada c'è anche un quartiere che ovviamente Sono case, quindi. sono case, dall'altro lato dell'Ardeatina, che, insomma, sono molto, molto vicine. In realtà, appunto, il tema vero sarebbe seguire anche in questo caso le norme di legge, ma questo commissariamento è nato zoppo e finirà peggio. È un commissario che può solo individuare una buca dove seppellire i rifiuti e non può fare nulla sul resto.